Sapra rappresenta il nostro cammino e San Francesco va alla ricerca, anche noi siamo alla ricerca, sta ricercando la nostra vita. Il rifiuto del mondo terreno, l'apertura dell'anima alla spiritualità e all'amore incondizionato verso il prossimo, il dolore morale e fisico che questo percorso comporta. È la storia di San Francesco, messa in scena dai ragazzi di San Patrignano, guidati dal regista e drammaturgo Pietro Conversano. Questo Francesco è un Francesco appunto povero, un Francesco spogliato, non edulcorato, molto semplice, molto terreno. Si potrebbe definire una sacra rappresentazione moderna, nel senso che a differenza della sacra rappresentazione tradizionale dove c'è una distanza tra il coro drammatico e il coro liturgico, qui questa distanza è annullata. Non c'è più il cielo, ma c'è solo la terra, tutto avviene sulla terra. Un affresco scarno e asciutto che si compone dei volti e delle voci di 42 ragazzi della comunità che attraverso questo spettacolo portano sul palco con talento e passione una parte importante delle loro vite e del loro percorso di libertà dalla dipendenza. La recitazione è stata una scoperta che ho fatto qui in comunità. Abbiamo riscoperto veramente quello che siamo capaci di dare, cosa che prima non nessuno di noi sapeva così fino in fondo. Gioioso, gioioso, Bernardo, sono gioioso. Ho voluto questa gioia, come lo cieco che clamava. Il testo è un'opera dello stesso regista, scritta nel 1996 ed ispirata da Orazio Costa Giovangigli, uno dei massimi esponenti della pedagogia teatrale europea, di cui Conversano fu allievo e collaboratore. La lingua, priva di intellettualismi, popolare, è quella di Jacopone da Todi, uomo di chiesa e poeta del 200, umbro come San Francesco. È stato lo signore a dirmi far così. Una lingua che tra virgolette eretica, come dire, fuori da quelli che erano che erano i canoni della Chiesa in qualche modo, no? Perché è una lingua popolare, volgare, in un momento storico in cui ancora il latino era la lingua ufficiale, per cui era una lingua che sfiorava l'eresia. Anche la musica, composta da Mario Mariani, segue lo spirito del testo. Una contaminazione di suoni, ritmi moderni e canto antico, dimensione spirituale e realtà terrena. Ad eseguirla i musicisti della comunità ed il coro dei Sampa Singers. La musica che ho scritto per Francesco Povero possiamo dire che è una sorta di gregoriano visto sotto una lente pasoliniana. Quindi ho cercato di prendere la tipicità, se possiamo dire, del genere gregoriano, quindi una musica di origine monodica che poi però si moltiplica. Con queste fisarmoniche abbiamo voluto mantenere una dimensione popolare, quindi un gregoriano popolare potremmo definirlo. Il coro San Patrignano non è un'attività ricreativa, ma un'attività educativa. Aiuta a sviluppare un atteggiamento consapevole e di presenza nella realtà in cui si trovano questi ragazzi. In rapporto alle altre voci, sempre con un'estrema consapevolezza e ascolto di tutti. Con Francesco Povero, il Piccolo Teatro e San Patrignano rinsaldano una sinergia nata già nel 2013 con la messa in scena di Amleto è passato da qui e confermando l'idea che portare arte e cultura dove c'è un disagio possa produrre esiti sorprendenti dal punto di vista sia terapeutico che artistico. È anche la prima uscita ufficiale del Polo Artistico di San Patrignano, nato proprio nel 2015 per riorganizzare sotto un fine comune i laboratori di teatro, musica, canto e danza, già presenti nella comunità. Attivare dei laboratori del genere all'interno di un percorso di recupero di un ragazzo diventa uno strumento in più, un tassello in più da poter dare loro per il loro futuro, che poi possano coltivare come passione.